Allora abbiamo Mister Micco, attualmente chiaramente la persona che è in panchina, visto che Melchiorre è squalificato e Pepe gioca in campo. Allora, una partita sicuramente sofferta il primo tempo, una squadra che è venuta qui a chiedere per chiudersi, per cercare di portare un risultato utile, poi il secondo tempo abbiamo giocato come sappiamo, no? Sì, vabbè. Tutte le squadre che vengono a Gaeta giocano tutte quante chiuse nella propria metà campo e abbiamo molta difficoltà. Poi dopo il secondo tempo che giriamo la palla, comunque gli avversari si stancano, sono più stanchi, riusciamo a dare il risultato, soprattutto il bel gioco, e poi è normale. Più bisogna si segna, sbloccare più il risultato. Bisogna sbloccare, perché se si sbloccava anche il primo tempo penso che comunque l'avremmo chiuso al primo tempo. Comunque abbiamo giocato un bel secondo tempo, i ragazzi sono stati veramente bravi. Casalvieri è venuto qui con un 5-3-1 addirittura, mi sembra che si difendevano già da centrocampo. Sì, diciamo che queste sono tutte le domeniche che quando vengono qui da noi a Riciniello giocano sempre chiusi, ci aspettano e noi abbiamo un po' di difficoltà, però io sono molto tranquillo perché soprattutto col mister Melchionna, che ne parliamo, lo sappiamo che comunque il secondo tempo usciamo fuori. Però è comunque una bella squadra questo, voglio dettare un po' di commento su questo Casalvieri, che chiaramente ricordando l'andata, Melchionna era in settimana, era comunque, aveva detto che questa partita la voleva comunque vincere a tutti i costi per riscattare la sconfitta all'andata. Sì, purtroppo sì. Allora io ci tengo a nome sia della società, ci tengo a nome di tutti i giocatori, a stare vicino alla famiglia di Daniele, che poi io l'ho anche allenato, perciò è una persona molto squisita, e ci teniamo a dedicare questa vittoria a lui, sapendo anche che era un tifoso, è ancora attualmente un tifoso del Gaeta, e questa vittoria è dedicata soprattutto a lui. Parliamo del secondo tempo di questo Gaeta, che ha messo in evidenza, chiaramente se ci fosse mai bisogno, Alex Cano, che doppietta e passaggio doppio anche per Garcia. Sì, va bene, se parliamo sul singolare di Cano, vabbè, lo sappiamo tutti quanti che giocatore è, però io penso che sotto questa sua grande prestazione c'è anche una grande squadra che gli sta vicino, che gioca per lui, una squadra che comunque gioca soprattutto per Cano. Io penso che è da ringraziare tutti i ragazzi che hanno giocato un bel secondo tempo, tutti quanti, non è una persona singola. E poi abbiamo messo in evidenza sul finale 3-4 ragazzotti 98-2000, no? Sì, della Juniores, che è l'ultimo che è entrato, l'attaccante della Juniores. Io penso che questa è una grande soddisfazione anche da parte mia che alleno la Juniores e soprattutto per la società che punta molto su questi ragazzi. Infatti sono entrati tre ragazzi 2000, cioè un 2000, un 98, e dobbiamo anche pensare al futuro. Certo. Prossimo turno, oggi si riposava l'Inter, quindi può essere un modo per recuperare tre punti, quindi in attesa poi dello scontro che ci sarà domenica prossima a Cassino. Sì, domenica è un grande scontro diretto, io penso che domenica adesso dobbiamo già da martedì allenarci e pensare solo al Cassino, perché comunque è una grande squadra, quando è venuta qui l'abbiamo affrontata e una bella squadra, cioè non è che se andiamo a giocare comunque con una grande squadra dobbiamo prepararci in miglior dei modi per cercare di non sbagliare nulla e di stare concentrati dal primo al 90esimo, perché è una partita veramente difficile ma soprattutto importante per noi. Ultima domanda, gli arrivi di Mazza e Scarnecchia mi sembra che hanno dato più concretezza una squadra, no? Sì, diciamo che sono due innesti importanti, soprattutto non so se voi avete visto già la partita anche l'altra volta sul campo di terra, sono anche abituati a giocare un campo di terra, cosa che noi giochiamo molto sull'erba sintetica, penso che ci stanno dando una grande mano e io sono del parere che la squadra sta ancora crescendo, dobbiamo lavorare per crescere di più e ci possiamo togliere qualche soddisfazione. D'accordo, in bocca al lupo, grazie. Crevi, arrivederci.